Buonasera, buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento dell'Abruzzo del Pallone per parlare del weekend calcistico, questa volta davvero ricco di soddisfazioni per le nostre formazioni, partendo dalla Serie B per arrivare fino al campionato interregionale, la Serie D, 7 vittorie su 9 per le formazioni abruzzesi, non ci sono state sconfitte, Amplein in Serie B di Pescara e Lanciano, Pescara vittorioso al Rigamonti di Brescia, esploa per i biancazzurri dopo essere andati sotto per 1-0. C'è stato il riscatto della formazione di Baroni e proprio il tecnico pescarese, come molti hanno sostenuto al 91esimo, grazie a questa vittoria ha salvato la panchina. Era ben salda la panchina invece di Roberto Taversa, tecnico del Lanciano. Lanciano che ha battuto di misura grazie a un rigore di Piccolo a 10 minuti dalla fine il Livorno. Lanciano che continua a sognare e sale sempre più in classifica. Amplein anche in Lega Pro. Ieri c'era stata la vittoria di misura dell'Aquila in casa con la Carrarese, che fino alla vigilia della gara del Fattorio aveva perso una sola gara. Corapi ha segnato il gol per il rosso-blu e poi questa mattina alle 11, in questo inedito orario mattutino, il Teramo è andato a vincere al Comunale di Serravalle per 2-1 con il San Marino. E poi la Serie D con le vittorie importanti del Giulianova, della Miternina in questa giornata, i pareggi del Chieti con qualche polemica, pareggio anche per il San Nicolò che era in vantaggio a Castelfidardo, ma importante anche la vittoria nelle zone basse della classifica del Celano. Parleremo di tutto questo con gli ospiti che vado a presentare, poi ovviamente vedremo le immagini di tante partite giocate ieri e anche questo pomeriggio. Ringrazio Giuseppe Tambone, dirigente sportivo, per esserci venuto a trovare, grazie Giuseppe, e poi Andrea Costantini della redazione ciao, sportiva di TV6. Ciao Andrea, direi che se Maurizio Daguì in regia è pronto possiamo andare a vedere i risultati della giornata, ovviamente partendo dal massimo campionato di calcio. Vi dico che si sta disputando la gara Fiorentina-Napoli, 0-0 il risultato, poi questa sera altre due partite in posticipo, Roma-Torino e Inter-Verona. Vediamo dunque i risultati dell'undicesima giornata di andata del campionato di Serie A: Cagliari-Genoa 1-1, Chievo batte Cesena 2-1, Empoli-Lazio 2-1, Fiorentina-Napoli parziale 0-0, Inter-Verona e il posticipo di questa sera, Juventus-Parma risultato tennistico 7-0, Palermo-Udinese 1-1, l'altro posticipo dell'Olimpico tra Roma e Torino, poi Sampdoria-Milan 2-2 e Sassuolo-Atalanta 0-0, queste due gare sono state giocate ieri in anticipo. Vediamo dunque la classifica, seppur parziale, che vede al comando la Juve che allunga sulla Roma 28 punti, Roma 22 ma deve giocare questa sera, Sampdoria terza da sola a quota 20, poi Lazio, Napoli e Genoa 19, Milan, Udinese 17, Inter 15, Fiorentina 14, Palermo 13, Torino e Sassuolo 12, Verona, Cagliari 11, Empoli, Atalanta 10, Chievo 8, Cesena 7, chiude il Parma con 6 punti. Lasciamo il massimo campionato, poi vi aggiorneremo ovviamente durante la trasmissione su questo posticipo tra Fiorentina e Napoli in programma e in corso di svolgimento all'Artemio Franchi. Passiamo alla Serie B, ieri si è giocata la 13ª giornata, Bari-Ternana il posticipo di domani sera, Bologna-Carpi 0-0, a Brescia Pescara-Brescia 3-1, Catania-Varese 2-1, Cittadella-Latina 1-1, Frosinone-Trapani 4-1, a Modena Velino-Modena 2-1, Perugia-Virtus-Entella 2-1, Spezia Crotone 2-1 in anticipo venerdì, Vicenza Provercelli 2-1 e Virtus Lanciano Livorno 1-0 per questa classifica che vede al comando l'inedita coppia Frosinone Carpi con 25 punti, Spezia Avellino 23, Virtus Lanciano vedete a 22 con il Bologna al terzo posto, poi Livorno Trapani 21, Perugia 20, Provercelli 17, Bari 16, Catania e Modena insieme al Varese che è penalizzato di un punto con 15 punti, a 15 c'è anche la Virtus Entella, poi Brescia 14, Pescara che fa un bel passo in avanti e sale a quota 13 dove trova il Vicenza, poi Cittadella 12, Ternana 11, chiudono la classifica il Latina ed il Crotone, vi ricordo il Latina lo scorso anno finalista dei playoff per la promozione in Serie A. Passiamo alla Lega Pro per vedere i risultati della giornata, gare che si sono giocate
giocate tra ieri e oggi. 12ª giornata, ovviamente il girone B, quello che più ci interessa. Ancona, Sant'Arcangelo 0-0, Forlì Gubbio 2-1, Grosseto Savona 3-0, L'Aquila Carrarese 1-0, Pisa Lucchese 0-0 in anticipo, Pistoiese Prato 2-1, a Piacenza, Pro Piacenza Spal 0-1, Reggiana Ascoli 0-2, questo è il big match della giornata, e poi un'altra vittoria esterna importante, quella del Teramo a San Marino per 2-1, Tutto Cuoio Pontedera 1-1. Bel passo avanti in classifica per le due abruzzesi dopo le due vittorie di ieri dell'Aquila e di questa mattina del Teramo. Vediamo comunque la classifica che vede l'Ascoli solitario al comando con 23 punti, Pisa e Spal 20, Reggiana 19, Pontedera, L'Aquila e Pistoiese assieme al Teramo 18, Grosseto, Ancona e Tutto Cuoio 17, Prato 16, Savona, Forlì 15, Gubbio 13, Carrarese, Lucchese 12, Sant'Arcangelo 9, San Marino 8, chiude il Pro Piacenza con 3 punti, formazione piacentina penalizzata di ben 8 punti e dunque sarebbe senza penalizzazione a quota 11, sempre nelle zone basse, ma sicuramente non ultima con questo distacco dal San Marino a quota 8. Noi proseguiamo, passiamo alla Serie D. Girone F, oggi si sono giocate le gare della 10ª giornata. Fano, Civitanovese 1-2, Castelfidardo, San Nicolò 2-2, Celano batte Termoli 3-1, Chieti Vispesaro 2-2, Giulianova Jesina 3-2, Maceratese Campobasso 3-0, questo è il big match della giornata, Olimpia Agnonese, Amiternina 0-2, Recanatese Matelica 0-0, San Benedettese Fermana 4-0. In classifica allunga la Maceratese, comunque mantiene un distacco importante dalla più diretta inseguitrice che è la San Benedettese assieme alla Civitanovese, una vetta della classifica che parla marchigiano, con la Maceratese a 26, San Benedettese e Civitanovese 21, Metelica 20. Le prime quattro sono tutte squadre marchigiane. Poi Campobasso 17, Fano 16, Chieti e Giulianova 15, San Nicolò 14, Jesina 13, Recanatese 12, Amiternina 11, Castelfidardo 9, Termoli Fermana 8, Celano 7, Vispesaro e Agnonese chiudono con 5 punti. E passiamo al campionato di eccellenza regionale per vedere i risultati della 12ª giornata di andata. Ecco qui il quadro della giornata: Acque Sapone Montorio 2-2, ad Alba Adriatica Pineto Alba 2-1, Avezzano Borrello 3-0, Capistrello Martinsicuro 0-1, Francavilla Torrese 3-0, Mignanico Renato Curi Angolana 0-1, San Salvo Paterno 0-0, Sulmona Vasto Marina 0-0, Vastese Cupello 1-1. Per questa classifica che vede al comando il Pineto con 27 punti, Francavilla 26, San Salvio Avezzano 25, Paterno 22, Torrese Martinsicuro 21, Angolana 18, Capistrello 16, Montorio 88 15, Miglianico e Vastese 13, Borrello 12, Acque Sapone Vasto Marina 11, Cupello 10, Alba Adriatica 9 e Sulmona con il pareggio di oggi che conquista il primo punto in classifica. Vi ricordo il numero per mandare SMS: 392-62-37-060. E dunque una domenica positiva per le formazioni abruzzesi, un sabato positivissimo per Pescara e Lanciano. Giuseppe Tambone, allora, Lanciano terzo in classifica, continua a sorprendere, ma si fa per dire, la squadra di D'Aversa. Questo Pescara invece, che era dato da molti per morto, con Baroni prossimo a lasciare la panchina, che va a vincere direi con pieno merito alla Rigamonti di Brescia, tra l'altro dopo essere passato in svantaggio. Ma sicuramente il Lanciano è oramai una realtà di questo campionato, ma anche dello scorso campionato, una società che ha saputo costruire pezzo su pezzo anche questa stagione partendo dalla precedente. Devo dire che qualche partenza in organico rispetto alla, diciamo, alla passata stagione mi avevano un po', ecco, lasciato il dubbio io sulla tenuta qualitativa. Non solo a te, a tanti qualitativa, però devo dire che, vabbè, a parte l'innesto di grandissimo pregio di Bacinovic in mezzo al campo, che è un giocatore che secondo me avesse avuto un altro approccio con le partite, con la sua professione, secondo me avrebbe potuto fare altra carriera. Questo giocatore ha un grandissimo talento, ritengo che adesso è infortunato, ma Cerri sia stato il vero colpo del mercato della Serie B. Ieri mancavano Cerri e Tiamma, sì, fortissimo. E poi Roberto D'Aversa è riuscito a
cambiare poco nella squadra, diciamo negli 11, ma credo che gli abbia dato tantissimo nel DNA, perché è una squadra che gioca, mi dà l'impressione di giocare poco spalle alla porta e molto fronte alla porta. Ha uno, credo, dei migliori attacchi della categoria. Rispetto all'anno scorso prende qualche gol in più, però le partite se le gioca bene, non molla fino alla fine, e poi ci sta che in una partita equilibratissima a decidere possa essere un calcio di rigore. Tante volte il Lanciano ha dovuto recriminare contro decisioni arbitrali, questa volta sicuramente l'accetta con un sorriso in più, perché obiettivamente era un po' al limite, però nel corso della stagione ci sta, la vittoria volendo non è certamente rubata, quindi credo che si goda questa vittoria importante in un momento della stagione fondamentale. Per quanto riguarda il Pescara, io credo che il Pescara già da subito, al di là dello svantaggio iniziale, ha dato un segnale di cambiamento rispetto alle altre partite. Sarà che un po' tutta questa pressione, queste voci, queste situazioni esterne alla squadra e anche di tensione per quanto riguarda, l'hai accennato tu, il discorso dell'allenatore, hanno costretto forse la squadra a gettare via la maschera. Il Pescara sapeva che questa era una partita fondamentale, ma non credo tanto per l'allenatore, tanto per il percorso della squadra, perché l'anno scorso il Padova insegna in Serie B: quando ti si prendi la china negativa e poi è difficile risalire. Padova e Novara l'anno scorso, che erano due organici eccellenti, sono finite in Lega Pro. Quindi, per dire che è venuto fuori il Pescara nel momento giusto, ha avuto un ottimo impatto, un Pescara che mi ha dato l'impressione di essere consapevole della propria forza. Questa è una squadra che, e lo dico dall'inizio, ha grossi valori. A me, per quanto riguarda l'organico, parliamo di organico, la squadra secondo me è una tra le prime 5-6 di questo campionato. Poi è chiaro che il campo certe volte dice cose diverse e lì bisogna andare a capire il perché. Però credo che questo momento del Pescara, questa vittoria del Pescara, sia pur di fronte alle difficoltà della prossima gara interna, sia per l'avversario, immagino anche per le defezioni. Sì, mancheranno tutti i nazionali, 6 giocatori. Credo più Lazzari che sarà squalificato. Questa vittoria deve trovare continuità in un modo o nell'altro nella prossima gara, che diventa ancora fondamentale, perché può essere il punto in cui magari dalla curva più bassa si comincia la salita. Andrea, tu ti aspettavi francamente questa vittoria, al di là del punteggio sicuramente meritata, del Pescara? Pescara che all'intervallo era praticamente quasi senza allenatore, e poi insomma ieri, credo che poi vedremo tra pochissimo le immagini, c'è stata una dimostrazione importante di come lo spogliatoio sia al fianco di Marco Baroni. Beh, io penso che quello sia l'aspetto più significativo della giornata di ieri, al di là chiaramente del risultato, che è al di sopra di qualsiasi altra considerazione. Però la partita giocata in crescendo, la voglia di restare sul pezzo da parte dei giocatori nel contesto di una partita che sembrava stregata anche quella di ieri, perché sotto di un gol, non meritando quello svantaggio, un gol subito peraltro in una maniera assolutamente fortuita, al di là dell'errore di Grillo che non è salito tenendo in gioco Benali, ma sai, prendi un gol su un tiro che rimpalla sulla schiena del giocatore, la palla gli resta lì e fa gol. Quindi chiaramente c'erano dei segnali negativi anche ieri. Poi il palo di Melchiorri. Poi il palo di Melchiorri, quindi partita stregata. Invece la squadra è rimasta sul pezzo, stavolta la reazione è stata una reazione più lucida, quindi rabbiosa ma lucida, e queste due cose spesso non vanno di pari passo. E poi, appunto, come ho detto, il fatto più significativo è l'abbraccio della squadra, in particolare Maniero, che ancora una volta era stato escluso. Era stato escluso ed era ancora una volta l'escluso eccellente della partita di ieri, che va lì da Baroni, lo strattona per la gioia, quasi a farlo cadere per terra. Quasi a farlo cadere, e Baroni è bello grosso, e poi tutti gli altri a seguire Maniero ed abbracciare Baroni. Quello è il segnale che comunque la squadra è dalla parte dell'allenatore, ha
giocato per fare il risultato e perché no, affinché comunque Baroni potesse mantenere la sua panchina. E quindi da, sotto questo punto di vista, le scelte anche della dirigenza sembrano delle scelte azzeccate, non solo per il risultato ma anche perché lo spogliatoio è con Baroni. Anche perché se non fosse stato così sarebbe stato difficile poi motivare questa perseveranza nei confronti di Baroni, anche se fino a qualche settimana fa c'era Marino ancora sotto contratto. Però evidentemente è una scelta che al momento pare abbia pagato, stando alla gara di ieri. Poi però se giochi col Frosinone e perdi 2-0 all'Adriatico, poi magari tutto viene rimesso in discussione. Quindi è chiaro che ora non bisogna pensare che sia tutto svanito, i problemi di prima non ci sono più. Bisogna valutare sempre volta per volta, cercare di essere anche un po' più lucidi nelle analisi. Tra l'altro, come diceva Andrea Costantini, domenica ci sarà questa gara col Frosinone, Pescara senza i nazionali, poi la trasferta di Modena, poi il 28 novembre in anticipo venerdì sera alle 20:30 allo stadio Adriatico Pescara versus Lanciano. Posso tirare un piccolo argomento che poi magari potrebbe essere approfondito in altre circostanze? Se tu prendi dei giocatori e se hai in organico dei giocatori che sai già che sono nell'orbita di alcune nazionali e sai che ci sono gli impegni con le nazionali, ora è vero che è penalizzante averli fuori, però tu quando fai una squadra sai anche lo che sai in partenza. Lo sai in partenza, non è che arrivano le convocazioni, scendono dal cielo così. Sono convocazioni che sono preventivabili se sono giocatori nel giro delle nazionali. Quindi tu sai già che dopo la prima di campionato col Trapani, gente come Zuparic, Ciosic, la tua spina dorsale difensiva, Bjarnason, non ce l'hai, che non hai Bjarnason praticamente mai perché è comunque un titolare della nazionale islandese, e poi tutti gli altri. Quindi queste sono assenze che dovevano essere preventivate. Quindi il fatto di dire... E però ci mancavano questi perché erano con le nazionali, perché questo è stato più volte detto anche ieri, però quelle erano cose che andavano valutate prima, non durante. E si sapevano in partenza. Esatto. Ebbene, abbiamo parlato dello strattone di Maniero a Baroni dopo il gol del 2-1, noi andiamo a vedere le immagini nel servizio che abbiamo realizzato Brescia-Pescara 1-3. Il Pescara risorge a Brescia. In un sol colpo i biancazzurri ritrovano spirito di squadra e i tre punti. Marco Baroni salva la sua panchina e incassa l'abbraccio forte e sentito dei suoi giocatori, anche di quel Maniero, autore di una doppietta ma escluso eccellente della partita. E dire che per 77 minuti il pomeriggio del Rigamonti stava ricalcando il cliché di altre partite nelle quali il Pescara stava raccogliendo meno rispetto a quanto meritato. Poi il pirotecnico finale e una vittoria in rimonta che potrebbe cambiare la stagione dei biancazzurri. Baroni ridisegna l'11 pescarese con un 4-4-2 classico con Salamon e Zuparic centrali, Melchiori e Pasquato di punta, mediana con Memushai, Appelt, Bjarnason, ancora deludente, e Lazzari. Il Brescia di Vojaconi subisce l'avvio aggressivo del Pescara, ma tiene botta e passa in vantaggio al 18esimo con Benali in un'azione dove il Pescara ci mette del suo. Grillo tiene in gioco il centrocampista libico, ma anche la mala sorte incide. Il tiro di Sodigna colpisce in pieno Benali, la palla resta lì ed il nordafricano trafigge senza pietà a Re. I biancazzurri non demordono, Melchiori è la solita spina nel fianco delle difese altrui, impegna Minelli in due tempi, poi dopo l'uscita di Zambelli, al suo posto Lancini, ancora Melchiori alla palla del pari, palo esterno e nulla di fatto per un Pescara che rivede i soliti spettri, i soliti fantasmi. Baroni sa che ha poco da perdere, allora toglie subito Pasquato, dopo l'intervallo è il momento di Riccardo Maniero, Lazzari sfrutta un paio di carambole e ad inizio ripresa sfiora il palo alla destra di Minelli. Nel Brescia il più ispirato e Sodigna, il tiro del brasiliano deviato da Zuparic finisce di un niente al lato. Stavolta la sorte si ricorda del Pescara che resta in piedi. Melchiori chiama la gran parata dalla distanza a Minelli, poi tocca ad Aresti tenere in piedi la baracca su uno dei pochi spunti dell'airone Caracciolo. Al 33esimo però ecco il meritato pari, Grillo riscatta l'errore del primo tempo, cross delizioso per Melchiori che deve appena correggere la sfera alle spalle dell'incolpevole Minelli, 1-1. Il Pescara allora fiuta il colpaccio e rovescia il risultato. Melchiori sfonda a sinistra e viene spinto da Lancini, calcio di rigore che Maniero trasforma con freddezza e poi l'attaccante va ad abbracciare Baroni. Stavolta il Pescara vuole e sa soffrire, Aresti neutralizza la punizione di Sodigna, quindi in pieno recupero Maniero è travolgente di rimessa e sopraffino nel tocco sotto che manda i titoli di coda ad un Brescia-Pescara che per i biancazzurri e Marco Baroni sono proprio di ripartenza, di svolta, di un cammino tutto nuovo da fare insieme.
Questa è la giusta esultanza dei giocatori del Pescara che hanno festeggiato con Baroni, con quei tifosi che meritano un plauso per essere andati fino a Brescia a seguire la squadra. Giuseppe, Pesoli è entrato nel secondo tempo, questo giocatore tanto contestato, ieri è riuscito comunque a dare il suo importante contributo e come diceva Andrea Costantini, Maniero, capocannoniere del Pescara, è uno dei giocatori più prolifici della Serie B che parte spesso dalla panchina, insomma il calcio è anche questo. Sì, sono situazioni che sembrano un po' strane, però rientrano in una stagione in cui credo che il Pescara ancora non riesca a trovare una sua veste definitiva, non tanto negli uomini, che poi credo sia una conseguenza, ma quanto nella veste tattica. Finora Baroni, ho avuto l'impressione, ecco, che abbia cercato, come giustamente fanno tutti gli allenatori, di rendere compatibile il suo vestito tattico con un organico che probabilmente per alcune situazioni non è riuscito a seguirlo. Nelle ultime gare, perlomeno... Tanto c'è perlomeno, il gol del Napoli a Firenze. Nelle gare fuori casa, in esterna, nelle ultime due, ha cercato di cambiare veste adattandosi un po' più all'avversario. Io credo che il vero problema in questo ambito sia proprio quello dell'equilibrio, anche perché i giocatori, prendiamo la difesa, si dice che il Pescara prenda, in realtà è così, prenda troppi gol, alcuni effettivamente con delle soluzioni che lasciano un po' perplessi, però io credo che il vero problema sia tutto a centrocampo, perché lì a centrocampo bisogna trovare la formula giusta per poter innescare un attacco. Bisogna recuperare anche Brugman. Sì, tra le altre cose, ma anche Milicevic, esatto, Milicevic. Un gran giocatore. Non ancora abbiamo mai visto. Ma vi dico anche a Pet Pires, ben protetto. C'è anche Venuti, il giovane della Fiorentina. Assolutamente. A proposito di Fiorentina-Napoli. Ben protetto, è un giocatore che lì in cabina di regia può dare tanto. Però il problema è degli equilibri, perché giocando con il centrocampo a tre, probabilmente il vero problema sono i due interni, che devono fare un gioco di ricocitura e di ripartenza, che probabilmente non è riuscito. Allora si creavano le problematiche soprattutto sul fronte offensivo. Pescara, secondo me, in organico ha un attacco che poche altre società ha, però bisogna attivarlo. È chiaro poi la concorrenza tra Pasquadro, Melchiori che sta andando benissimo, lo stesso Maniero, Caprari si è fatto male, però era un titolare, uno che giocherebbe in qualsiasi squadra, stessa cosa Politano, ma io dico anche Soe e Da Silva, e spero di non dimenticarmene qualcuno. Da Silva, che anche lui non ha potuto mai... Sono tutti giocatori che, se li vediamo in qualsiasi altro organico, fanno... sarebbero titolari. E quindi è chiaro che l'allenatore deve riuscire a gestire tatticamente questo organico. Io credo che pian pianino la squadra possa trovare un equilibrio giusto, soprattutto a centrocampo, che poi è una conseguenza negli altri reparti, con una veste tattica che ho tanto l'impressione che non sia più il 4-3-3, proprio per queste motivazioni. Ieri 4-4-2. Proprio per queste motivazioni, ma forse sfruttare un giocatore o la coppia d'attacco, Melchiorre, Maniero o chiunque sia lì davanti, ma lo stesso Pasquadro, che è molto più bravo come trequartista, sì, o giocatore che, ecco, non si va a chiudere, no, nelle difese avversarie, potrebbe essere una soluzione. Non dimentichiamo anche Politano, che voglio dire, uno contro uno riesce a fare il suo. L'uomo. Quindi io credo che la vera chiave di volta di questa partita può essere proprio dal punto di vista tattico. Poi è chiaro, l'esclusione di Maniero è sempre un'esclusione che può fare rumore, e il ragazzo credo che stia dimostrando grandissima professionalità, qualcuno sento che ne dubita, però ecco, credo che in questi anni, a suon di gol, pur non parlando, abbia dimostrato di essere un gran ragazzo, oltre che un ottimo giocatore. Andrea, prima di fermarci per la prima pausa pubblicitaria, può essere questa la vittoria della svolta? Domenica c'è il Frosinone, gara difficile, però probabilmente ieri bisogna qualcosa aspettare, è scattato nel sì, Pescara. Sì, è chiaro che qualcosa è scattato, soprattutto in riferimento
a come il Pescara ha vinto e a quell'abbraccio nei confronti di Baroni, a questa sorta di senso di liberazione. Ieri il presidente Sebastiani, abbiamo intervistato appena dopo la fine della partita, ha parlato addirittura di commozione da parte sua al momento del terzo gol. Quindi è chiaro che è una partita particolare, però è anche vero che un mese fa il Pescara, dopo un inizio stentato, aveva vinto due partite consecutive e si pensava: ok, questa è la svolta, il Pescara ora parte, invece poi si è sprofondati. Quindi potrebbe essere la gara della svolta, però c'è bisogno sempre di fare risultati. Il campionato richiede sempre continuità, perché poi risiamo qui tra una settimana a dire le stesse cose che si dicevano fino a 10 giorni fa o fino all'altro ieri, anzi. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torneremo in studio, parleremo del Lanciano, leggeremo i messaggi, poi guarderemo e ci concentreremo sulla Lega Pro e sulle vittorie di Teramo e L'Aquila. Come with me. Come with me. Di nuovo in diretta dagli studi di TV6 per l'Abruzzo del Pallone. Abbiamo esaurito almeno per il momento il discorso sul Pescara. Passiamo al Lanciano. Lanciano terzo in classifica. Ieri vittoria di misura importante contro il Livorno dell'attesissimo ex Carmine Gautieri. Ha deciso il match un rigore di Piccolo realizzato a 10 minuti dalla fine. Rigore contestato dal Livorno. Vediamo il servizio sul Lanciano-Livorno del nostro Alessio Giancristoforo. Sfida dei ricordi al Guido Biondi, ricordi più datati, quelli per l'ex patron Ezio Angelucci a 11 anni dalla scomparsa, ricordi più recenti, quelli per Carmine Gautieri, l'allenatore della promozione in Serie B del Lanciano. In entrambe i casi emozioni sottolineate dai tanti applausi del Guido Biondi. La sfida d'alta quota dello stadio Frentano se la giudica la Virtus dell'allievo d'Aversa, che sfodera una prova grintosa di carattere con gli attributi al cospetto dei toscani del maestro Gautieri, che non nascondono ambizioni d'alta classifica. Senza Tiam e Cerri il Lanciano ha meno densità in area di rigore, ma non disdegnerà mai di provarci. Monachello, ancora dal primo minuto, l'attaccante agrigentino ce la metterà tutta e la penna di Roma 1 gli annullerà anche un gol. Una buona notizia per Cerri. Cerri, operato in settimana, per lui se ne potrebbe riparlare in campo anche dopo la sosta invernale. Lanciano Livorno è sinonimo di tatticismo speculare almeno per il primo quarto d'ora. Poi si fa sul serio. Il primo sussulto è labbronico al 16° con un colpo di vantaggiato su corner che termina di poco al lato. Al 19° risponde il Lanciano con un'azione insistita, prima con la conclusione di Gatto e la respinta difficoltosa di Mazzoni, quindi l'alimentazione dell'azione da parte del Lanciano, ma il portiere Amaranto blocca in presa bassa. Al 33° è vantaggiato a provare a sorprendere il Lanciano, ma la risposta di Andrade è efficace. Azione successiva è ancora avvantaggiato dal limite, ma Nicolas in presa bassa para. Al 41° punizione di Mammarella, ma Mazzoni neutralizza il tiro. Sul finire di primo tempo annullato un gol per fuorigioco a Monachello. Il secondo tempo sarà denso di occasioni e di emozioni. Pronti via, Djokovic prova a sorprendere Andrade, poi il colpo di testa di Vastola che non c'entra lo specchio. Al 7° vantaggiato spara di sinistro, ma Mazzoni in qualche modo respinge. Ci prova Galabinov di testa, risponde il Lanciano con una conclusione di Monachello. Quindi è il turno di Siligardi che prova ad assestare il colpo in contropiede, ma il suo tiro viene neutralizzato dall'estremo difensore di casa. Al 30° assist di Mammarella per Piccolo, che di prima intenzione prova a sorprendere il portiere Amaranto che è attentissimo e respinge. Al 34° l'episodio clou della contesa. Gatto supera Ceccherini, cade a terra all'esterno del Lanciano e per la penna è rigore ed espulsione per il difensore labbronico. Rigore contestatissimo da parte del team di Carmine Gautieri. La massima punizione due minuti dopo viene trasformata dall'ex Antonio Piccolo che esulta. Sul finire il Livorno prova l'arrembaggio, ma il Lanciano cerca di assestare il colpo del KO in contropiede, ma non c'è più tempo. Il Lanciano sale al terzo posto tra gli applausi di tutto il popolo di fede rossonera. E avete visto l'abbraccio a fine gara tra Gautieri e D'Aversa. D'Aversa oggi allenatore del Lanciano.
qualche stagione fa, giocatore rossonero con Gautieri, tecnico frentano. Un bel abbraccio alla fine, perché al di là di tutto resta la stima dell'ambiente di Lanciano per un allenatore che ha scritto pagine indimenticabili per il calcio rossonero. Giuseppe, questo Lanciano, dicevamo, non fa più meraviglia, però insomma molti, come dicevi tu all'inizio di trasmissione, quest'estate avevano avuto qualche dubbio dopo anche qualche partenza eccellente. Invece D'Aversa, che è un allenatore che è alle prime armi per quanto riguarda questa nuova professione, sta dimostrando davvero delle grandi capacità. Insomma, questa squadra senza grandissimi nomi, almeno rispetto ad altre formazioni, continua a sorprendere, terzo posto in classifica, e diciamo senza, credo, tema di smentita che il Lanciano possa e debba recriminare per alcuni punti persi per strada, altrimenti ora la classifica sarebbe ancora più bella. Sì, sicuramente, ha avuto un ciclo di partite 2-3 dove veramente ha giocato, credo, un pareggio in casa che era una col Perugia, che era una vittoria, anche un altro pareggio. Catania fuori. Ha raggiunto il tempo, esatto, scaduto. Ecco, quindi però alla fine sono punti che in qualche maniera ti ritornano. La partita di ieri era molto equilibrata, con un avversario molto forte, molto lanciato, un test di maturità non da poco, e la squadra l'ha superato bene, al di là del risultato, al di là del gol, le recriminazioni per il rigore, e poi fa parte tutto del calderone della stagione. Però Lanciano se l'è giocata a testa alta, fronte alta con questo avversario, e credo che questo sia il segnale migliore che il Lanciano, in particolare Roberto D'Aversa, stia lanciando in maniera inequivocabile. Io dicevo all'inizio, ecco, che sicuramente aver perso dei giocatori che avevano dato sostanza l'anno scorso, e mi riferisco soprattutto ai due centrocampisti, per esempio Bucher e Casarini, che erano due giocatori che non a caso sono finiti entrambi dal Bologna, che è una delle pretendenti, quindi di grandissimo valore. Sembrava, ecco, che dovessero un po' patire questa assenza, perché pronti via nel corso del mercato non erano arrivati altri giocatori dello stesso livello, almeno come esperienza e come caratura. Però poi l'arrivo, secondo me, di Bacinovic, e soprattutto l'innesto lì davanti nell'ultima giornata di Cerri, hanno dato a questo Lanciano una connotazione di squadra. Cerri però rientrerà fra 6 mesi. Sì, purtroppo, sì, perché è un giocatore che sicuramente poteva dare tantissimo. Hanno dato una connotazione a questa squadra, che poi sul campo D'Aversa gli ha dato un DNA, secondo me, molto più sfrontato, molto più offensivo. Una squadra che secondo me rischia qualcosa in più rispetto all'anno scorso, infatti prende qualche golletto in più, però diamine, lì davanti quando attaccano lo fanno con grandissima convinzione, pochi calcoli, forse fanno qualche golletto in meno sui calci piazzati e qualche gol in più su azioni manovrate. Quindi è una squadra che anche la vecchia guardia, no? Ha un'altra stagione nel curriculum, sì. Quindi Vastola, Di Cecco, forse manca qualche gol di Mammarella fino a questo momento. Sì, probabilmente quello, e probabilmente magari un po' più il portiere, secondo me, deve entrare un po' a livello Sepe dell'anno scorso, perché Sepe l'anno scorso era tanta roba per questa squadra. Però voglio dire, terzo in classifica, può recriminare su punti che mancano. Su Lanciano che si può dire? Soprattutto si può sperare, ecco, che continui, secondo me, su questa striscia, senza farsi obiettivi e senza farsi problemi, perché è una squadra che proprio con l'animo leggero può fare grandi risultati. Andrea, in casa rossonera ovviamente nessuno lo dirà mai, almeno oggi, però a questo punto, insomma, anche se siamo a 13 giornate dall'inizio del campionato, insomma, probabilmente quest'anno, così come l'anno scorso, poi l'anno scorso nelle ultime giornate c'è stata una frenata che ha impedito ai rossoneri di raggiungere i playoff, ma quest'anno in un campionato molto livellato e credo con un andamento un po' lento, diciamo, in classifica rispetto all'anno scorso, l'obiettivo dei playoff sembra essere, secondo te, più a portata di mano di quello che dicevo. Io penso che in questo momento veramente non ci pensano a Lanciano, perché la prima cosa è salvarsi, e da quel punto di vista c'è discreta tranquillità, perché la squadra è ampiamente in linea.
il campionato è lunghissimo. Lo scorso anno la Virtus è stata in zona playoff per quasi tutta la stagione e poi è uscita fuori nelle ultime giornate. A proposito, un'altra cosa, l'infortunio di Cerri secondo te costringerà fra virgolette la società a gennaio a reperire sul mercato un attaccante? Secondo me sì, anche perché se gioca Thiam non è una vera prima punta, è una finta prima punta, che tra l'altro ha condizionato qualche squalifica di troppo, sì, fino ad oggi. Poi c'è Monachello che al momento insomma deve ancora dimostrare di essere a livello di Cerri come incisività, capacità di impattare sulla manovra e di fare gol, quindi è tutto ancora da vedere. Se Monachello non darà determinate garanzie, se effettivamente Cerri sarà confermato che rientrerà così tardi, probabilmente un intervento andrà fatto. Quindi ripeto, il campionato è talmente lungo che puoi stare a pensare però quanto ti pare, ma poi se alla fine arrivi scarico e senza le giuste energie. Quindi Danciano deve continuare a giocare tranquillo, fare risultati, poi quando si arriverà ad aprile, quindi molto molto in primavera, il Lanciano potrà vedere dove si trova e nel caso, perché poi lo scorso anno Paolo, quando il Lanciano scendeva ed è poi uscito fuori dalla zona playoff, il pubblico ha mormorato e non poco, perché comunque si erano create ormai delle aspettative, quando tutti quanti si sono dimenticati che ad agosto, tipo la Gazzetta, mettevano il Lanciano sicura retrocessa. Poi non fai i playoff e qualcuno mormora. Allora, i tifosi. Ma è giusto, però io penso che in società magari si vive la giornata, si vive molto la giornata, ed è giusto, e questa è la filosofia che bisogna avere nell'ambito del campionato. Poi è una società che ha dimostrato che sa programmare, quindi la programmazione ad ampio raggio la sa fare, però non porsi obiettivi, andare avanti e poi ad aprile fare le giuste considerazioni. Allora io chiedo se Maurizio Daguì può in regia di vedere il prossimo turno del campionato di Serie B, così chiudiamo il discorso parlando delle prossime gare che attendono le abruzzesi. Eccolo qui, puntuale il 14° turno di andata, vedete Pescara-Frosinone, e per il Lanciano ci sarà la trasferta di Latina. Allora vediamo comunque il quadro completo: Avellino-Vicenza, Bologna-Brescia, Carpi-Cittadella, Crotone-Bari, Latina-Virtus-Lanciano, Livorno-Provercelli, Pescara-Frosinone, Ternana-Spezia, Trapani-Catania, Varese-Perugia, Virtus-Entella-Modena. Vi ricordo che le gare si giocheranno domenica prossima e non sabato per la sosta del massimo campionato. Giuseppe, brevemente, Pescara-Frosinone e Latina-Lanciano. Per il Pescara un brutto cliente, tra l'altro questa doppia sfida Abruzzo-Lazio. Per il Lanciano c'è una trasferta direi solo molto molto apparentemente semplice, perché il Latina è ultimo, però il Latina lo scorso anno, qualcuno lo dimentica, ha giocato i playoff, ha giocato la partita di spareggio per salire in Serie A. Paolo, bisogna anche vedere che a quella squadra che l'anno scorso ha fatto i playoff, come stavi ricordando, quella squadra è stata ulteriormente rinforzata, secondo me ha un organico veramente da secondo o terzo posto, però purtroppo la classifica, il campo è impietoso, qualcosa non va nella Tina, perlomeno si è strutturata una squadra poco operaia, il campionato di Serie B queste cose non te le perdona. Dicevo prima del Novara, del Padova, ci vuole il giusto mix tra il carattere operaio e i piedi buoni in questa stagione, in questo campionato, perché è comunque una stagione molto lunga, molto combattuta, poi soprattutto un campionato come questo molto equilibrato e livellato, bisogna correre. Però è una squadra che ha grandissimi valori, ha un reparto offensivo ma anche centrale molto molto forte. Crimi, Sforzini in avanti, insomma. Forse gli mancherà Viviani, che come quelli, magari andrà con per il discorso con, che faceva prima Andrea, sì. Il discorso sui del Pesca, nazionali. Sui nazionali, però comunque ecco, è una trasferta che non è semplice, non è un mezzo testa coda come può sembrare, ma è sicuramente una battaglia e a Lanciano non si faranno fregare sotto questo aspetto. Per quanto riguarda il Pescara, è un avversario molto, molto ostico, molto, una squadra molto quadrata, è una squadra che a differenza del Pescara ha un organico e ha una quadratura che già sono un paio d'anni. Nel Frosinone giocano i due ciofani ex Pescara, esatto, e poi Gessa e Soddimo, quindi. Sì, al di là della conoscenza diretta per l'ambiente pescarese, a differenza del Pescara è una squadra che ha cambiato pochissimo nelle ultime stagioni in cui viene da una vittoria del campionato, quindi entusiasmo, diciamo tutti quei valori positivi che in questo momento
il Pescara non ha non solo i punti in classifica, però poi anche qui si gioca sul campo e credo che il Pescara saprà trovare nell'organico, anche nelle assenze, il modo e le soluzioni per contrastarli. Non è una squadra imbattibile, è una squadra forse poco appariscente, ma molto solida, soprattutto nella fase difensiva, ed è molto, molto agile e brava nella fase di ripartenza. Quindi il Pescara credo che debba saperla attaccare, ma non a testa bassa, perché altrimenti si espone alle ripartenze del Frosinone, che si trovano a memoria dal centrocampo in su. Ha un pacchetto difensivo che non è impeccabile, però molto esperti, molto solidi. Quindi comunque sarà una partita che il Pescara dovrà giocare con grande foga, grande forza, ma soprattutto molta attenzione. Non dovrà, ripeto, buttarsi a testa bassa a cercare questa vittoria, che certamente sarà importante per la squadra biancazzurra, ma bisognerà, ecco, saper fare una strategia azzeccata. E noi chiudiamo il discorso sulla Serie B, apriamo quello sulla Lega Pro. Ieri la vittoria dell'Aquila con la Carrarese, questa mattina il successo del Teramo in casa del San Marino per 2-1. Noi iniziamo a vedere i servizi partendo dalla gara di ieri del Tommaso Fattori, la vittoria di misura dei rossoblù di Zavettieri. L'Aquila Carrarese 1-0, il servizio di Gianmarco Menga. Un successo pesantissimo, il secondo casalingo della gestione Zavettieri, che lancia i rossoblù a meno 2 dalla vetta e soprattutto cancella almeno in parte lo scottante 4-1 contro il Pisa di 15 giorni fa. Al gioco spumeggiante, all'alta intensità stile Ferrara della prima frazione, fa da contraltare una ripresa in netto calo che vede la Carrarese sfiorare più volte il gol della beffa grazie al pressing alto che imbriglia il gioco palla a terra dell'Aquila. In un Fattori spettrale per l'assenza degli ultra in curva sud, in segno di protesta verso le forze dell'ordine che non hanno autorizzato l'ingresso di alcuni striscioni, Zavettieri, alla ricerca del secondo successo consecutivo, conferma il 3-4-3 di Ferrara con le novità Carcalis in luogo di Maccarrone squalificato in difesa e Dennis Di Mercurio a destra del quartetto della mediana al posto dell'acciaccato Triarico, neanche in panchina. Davanti confermato il trio Pacilli, Perna, San Domenico. Al quinto, subito prima occasione sull'asse San Domenico Pacilli, sinistro, largo di poco. Gioca bene l'Aquila, minuto 20, azione da manuale del Pinto, Pacilli, San Domenico che davanti a Calderoni si lascia ipnotizzare. Poi Perna spara alle stelle. Minuto 37 d'azione d'angolo, colpo di testa di Carcalis, palla velenosissima, poi sbraga, anticipa San Domenico in calcio d'angolo. Ancora l'Aquila, 3 minuti più tardi, Perna recupera palla per San Domenico, salta netto un avversario, si invola, ingresso in area di rigore, sinistro, parata prodigiosa di Calderoni in tuffo con il piede sinistro. Nella ripresa, dopo il calo e la traversa clamorosa colpita dalla Carrarese all'82esimo, ecco il vantaggio dell'Aquila, Pedrelli, scodellata per Scrugni, colpo di testa, arriva Corapi che prende la matita e disegna una traiettoria imprendibile per Calderoni, 1-0 e secondo gol stagionale per il Folletto Calabrese che timbra così gol del vantaggio, 3 punti pesantissimi, il colpo di testa di Scrugni, inserimento perfetto di Corapi che non lascia scampo a Calderoni. Non c'è più tempo, l'arbitro fischia la fine dell'incontro, l'Aquila sale a quota 18 in piena zona playoff, impensabile sino a un mese fa. Mister Zavettieri, continuità si cercava, continuità è stata trovata, la vittoria della sofferenza, la vittoria del cuore. Sì, 3 punti importantissimi, fondamentali, sono quelle partite che ci devono far crescere e potevamo fare... diciamo determinare il risultato già nel primo tempo, poi abbiamo sofferto e mi è piaciuta la squadra che non ha perso la testa come era mai successo col Pisa e sicuramente è una partita che ci deve far crescere molto questo. Ieri parlavamo dell'apporto che potevano dare i tifosi, per paradosso oggi una partita senza pubblico, il suo commento su questa situazione che si è venuta a verificare? Ma dispiace perché il calcio senza tifosi non ha senso, perché proprio il calcio è proprio dei tifosi. Mi dispiace, comunque la squadra ha cercato di dare il massimo a prescindere, ci auguriamo che questa situazione si sblocchi e che i nostri tifosi, che per noi sono fondamentali, ritornino quanto prima e ci aiutino come hanno fatto fino adesso. Ultima battuta per il match winner, Francesco Corapi, dare palla a lui e come metterla in banca?
Sì, Francesco sta facendo molto bene, sta crescendo, devo dire che è supportato tanto anche dalla squadra. E, è una partita difficile e le partite difficili di solito le risolvono le situazioni che i giocatori importanti si sanno creare. E lui è stato bravissimo con i tempi di inserimento e poi anche nel concludere ha calciato benissimo e siamo riusciti a superare il loro portiere che nel primo tempo aveva fatto degli interventi importanti. Questa è l'intervista realizzata dal collega Angelo Liberatore, il servizio era di Gianmarco Menga. Andrea, senza tanti giri di parole, con Zavettieri, insomma, il cammino dell'Aquila è cambiato in questo campionato. C'erano delle responsabilità di Pagliari oppure c'è l'imponderabile nel calcio? No, secondo me c'è che Pagliari aveva esaurito gli stimoli. Dopo una stagione e mezza super, una promozione che lui aveva conquistato in quei 3-4 mesi dove ha tirato fuori il massimo da un gruppo che era in difficoltà, poi una bella stagione lo scorso anno in prima divisione, poi lui aveva lasciato e sembrava essere il congedo ormai definitivo. Scusa, di Pagliari, c'è un parziale, sì, della gara che si sta giocando, credo che forse sia finale Tutto Cuoio Pontedera 2-1, derby, uno dei tanti derby toscani. Sì, anche perché il Tutto Cuoio gioca a Pontedera le sue partite casalinghe, quindi per vincere la partita casalinga ha dovuto battere il Pontedera a casa sua. E guardate il Tutto Cuoio in classifica, 19 sì, punti, terzo. È una brillante realtà. Tornando a Pagliari, ti dicevo, lui si era congedato dopo la partita col Pisa, poi è stato rimesso sotto contratto, ma evidentemente gli stimoli non c'erano più, poi al di là di tante cose che si possono dire e non dire, però erano esauriti questi stimoli. Zavettieri invece è venuto motivatissimo, esperienza importante da capo allenatore in una piazza come l'Aquila, con un organico comunque importante dove talento abbonda, e lui è riuscito ora a trovare questo nuovo assetto tattico che sembra portare dividendi. Anche qui serve del tempo, chiaramente, per fare determinate valutazioni. Io continuo a restare di questo parere, e la partita di ieri lo conferma, che l'Aquila, e non solo nell'era Zavettieri ma anche nell'era Pagliari, continua a fare meglio in trasferta che non in casa, perché in trasferta produce delle belle partite, crea, vince, convince, come la gara con la SPAL. In casa non convince, e quando vince lo fa sempre di misura, come è successo ieri o come è successo con la Lucchese. Quindi c'è una sorta di condizionamento, non so dovuto a che cosa, che porta l'Aquila a non esprimersi al massimo in casa. Il pubblico mette pressione? Non penso. Forse è una squadra che soffre le squadre che si chiudono e ripartono, mentre invece fuori casa trova quegli spazi per far esprimere il talento dei propri giocatori. Probabilmente è questo. Se l'Aquila riesce a limare questo aspetto, cioè essere più produttiva in casa, più convincente in casa, probabilmente gli standard di aspettative potranno essere elevati. Chiaro che una squadra come l'Aquila può ambire ai playoff, però se io guardo gli altri gironi, fare i playoff vuol dire arrivare secondi o terzi, perché al momento gli altri gironi danno la quarta in una posizione più alta, e se si continua così sarà difficile per la quarta del girone B entrare. Quindi l'Aquila potrebbe anche competere per i playoff, ma è necessario elevare gli standard del rendimento interno. Giuseppe Tambone, diceva Andrea, insomma, questo è un organico di prima qualità, Pomante e Maccarrone in difesa, Zaffagnini, centrocampo, Zaffagnini, San Domenico in attacco, Perna, Pacilli, Corbi, Pacilli, Mancini. Insomma, questa è una squadra che, tra virgolette, è quasi obbligata a puntare ai playoff. Sì, credo che però la vera problematica possa essere derivante proprio da questo, cioè questa pressione, questo investimento, ma del resto il calcio è anche sapersi prendere le responsabilità, dal punto di vista psicologico, proprio come l'anno scorso, rischia di condizionare il rendimento casalingo di questa squadra. È una squadra che l'anno scorso ha avuto un cammino praticamente identico, faceva tanto bene fuori casa, ha vinto su piazze importanti, se non ricordo male l'anno scorso, Lecce, Salerno, Ascoli, ha fatto delle ottime prestazioni, poi in casa ha lasciato punti importanti per la classifica finale. Quest'anno, al di là del cambio, credo che l'innesto del nuovo allenatore sia riuscito a trovare un equilibrio giusto. È chiaro che questo è avvenuto a costo di
esclusioni, no, dall'11 titolare di giocatori che avrebbero e meriterebbero di giocare. Pensiamo allo stesso Mancini che non riesce a trovare continuità, lo stesso Ceccarelli sarebbero titolari un po' in qualsiasi altra squadra. Anzi, forse il nuovo assetto rischia di penalizzare ulteriormente Mancini. Sì, no, è chiaro. È chiaro che però ecco, sono scelte che non solo stanno dando risultati dal punto di vista del campo, ma hanno probabilmente sono serviti a dare un equilibrio tattico alla squadra. Forse Pagliari aveva cercato di trovare una veste tattica per poter sfruttare al meglio quanti più giocatori, quanto più forza e talento che aveva possibile. Questo molto spesso non è possibile, bisogna fare delle scelte. Questo allenatore in questo momento le sta facendo, gli sta dando ragione. In avanti, al di là di Perna, ha degli attaccanti molto, molto piccolini, molto rapidi, molto agili. È chiaro che poi si deve proteggere a centrocampo, però ha una difesa ben strutturata, quindi è l'equilibrio su tutte le situazioni. Il campionato è ancora lungo, è chiaro che è una squadra in crescita ed è una di quelle attese alla prova, inutile nascondo. Bene, noi ci fermiamo per la seconda pausa pubblicitaria, poi torneremo, parleremo dell'esploa della vittoria esterna del Teramo a San Marino e poi ci concentreremo sul campionato di Serie D. Come with me. Terza parte dell'Abruzzo del pallone, parliamo del Teramo, il Teramo che nell'ultimo turno, domenica scorsa, sabato, aveva pareggiato in casa col Propiacenza. C'erano stati dei fischi della tribuna, tra l'altro sottolineati nel dopogara dal tecnico Vivarini, sottolineati in maniera ovviamente polemica dal tecnico del Teramo. Teramo che si è riscattato oggi, è andato a vincere in casa della formazione che occupa il penultimo posto in classifica, il San Marino, 2-1 il finale, una gara che comunque alla vigilia non era sicuramente facile, ma la squadra del presidente Campitelli è riuscita a conquistare 3 punti pesanti per la classifica e anche per il morale. Vediamo il servizio del nostro Andrea Costantini. L'ultimo successo, datato 28 settembre, il Teramo lo aveva conquistato a Sant'Arcangelo. Ad ora ventina di chilometri di distanza e dopo 5 giornate la compagine biancorossa torna a far festa, espugna San Marino e si lascia alle spalle un periodo di tensione che stava salendo dopo che i 3 punti mancavano da 5 giornate e con una serie di infortuni che preoccupavano. Proprio le assenze hanno motivato il cambio di modulo di Vivarini, 3-5-2 con Perrotta nel trio centrale, anche per il forfè in extremis di Brugaletta, ma sulle Scipioni sulle fasce di Paolo Antonio Mezzala. Il tecnico sammarinese Covelo vara un 4-2-3-1 e punta sulla rabbia da ex di Casolla per la prima volta titolare. Il Teramo costruisce in avvio i presupposti del successo. Già al secondo Cenciarelli inventa per Donnarumma che davanti a Vivan spreca così. Neanche il tempo di rimuginarci troppo che il diavolo passa in vantaggio al nono. Gol direttamente da corner di Alessandro Di Paolo Antonio. Sensi si stacca dal primo palo e la traiettoria sorprende Vivan che non evita che la palla oltrepassi la linea di porta. Donnarumma riscatta le errore iniziale quando dopo 3 minuti va a guadagnarsi un calcio di rigore. Su di lui è entrata scomposta Di Paolini. Andreini di Forlì non ha dubbi ed è lo stesso Donnarumma a trasformare la massima punizione. Vivan intuisce e tocca, ma nulla da fare. Chi pensa però ad un mattinè tranquillo si sbaglia. Al 20° proprio l'ex Francesco Casolla riapre la partita, raccoglie una corta respinta di speranza e di prima intenzione batte Tonti con un rasoterra angolato e imparabile. La compagine del Titano, appena 8 punti e con una sola vittoria nel carniere, reclama un calcio di rigore alla mezz'ora quando Diakité tocca con un braccio un traversone di Sensi. Andreini, impallato da Casolla, probabilmente non vede e il difensore Franco Magliano la passa liscia. Fase scoppiettante sul ribaltamento di fronte, Cenciarelli fa viaggiare Masullo, cross morbido per Di Paolo Antonio che manda alle stelle l'1-3. Controffensiva dei padroni di casa, Casolla verticalizza per Lamantia che fa gridare al gol i tifosi biancocelesti. Altro brivido per il Teramo al 42°, fuga di Coto che mette al centro, Diakité travolge Tonti ma è strepitoso nel negare il 2-2 a Sensi. Ripresa e subito primo giallo per Amadio.
Quindi entra in scena l'ex più atteso, la Padula, 24 gol 3 stagioni fa a San Marino. Alta la sua punizione, ancora la Padula al 18esimo impegna severamente Vivan con una botta dal limite. 20esimo, balzo felino di Tonti sul quasi tentativo di autogol di Di Paolo Antonio. Al 22esimo doccia fredda per il Teramo, Amadio atterra Poletti e viene espulso per doppia ammunizione. Il merito del Teramo però è di non perdere lucidità quando i nervi avrebbero potuto tradire. Anzi, Di Paolo Antonio spaventa Vivan, l'unica concessione teramana è al 28esimo sul diagonale mancino di Poletti, respinto da Tonti. In campo Lulli, Pigini e Bucchi per Cenciarelli, Donnarumma e la Padula. Il Teramo amministra il vantaggio e anzi con Lulli all'83esimo sfiora anche il Tris. Il Teramo si rialza e fa festa e sulla difesa 3 potrà continuare a lavorare. Crisi piena per il San Marino e ore contate per il tecnico Covelo. Importante vittoria dunque per il Teramo. Andrea, forse come per l'Aquila, anche per il Teramo le gare esterne insomma ultimamente si stanno rivelando più foriere di risultati. Insomma, al comunale arriva qualche fischio quando la squadra non riesce a giocare in maniera spettacolare. Fuori casa invece insomma era arrivata la vittoria di Sant'Arcangelo, poi quella di oggi. Insomma, in trasferta il Teramo ha fatto bene fino ad oggi. Sì, ha fatto bene. La partita di oggi è stata condizionata dall'inizio, perché effettivamente il Teramo è partito subito forte, lasciandosi subito alle spalle questo momento un po' di appannamento, mentre di contro il San Marino, che giocava in casa, motivato perché deve risollevare la classifica, l'allenatore si giocava la panchina, invece è stato un avvio contratto. Probabilmente il San Marino ha risentito anche dell'assenza di Focacci, che è di gran lunga il miglior difensore che hanno loro. Poi il gol dell'ex però è arrivato. Sì, è arrivato il gol dell'ex, però il Teramo ha segnato due gol all'inizio, peraltro uno su calcio d'angolo un po' particolare con il portiere che è rimasto sorpreso, il rigore di Donnarumma, ma lo stesso Donnarumma dopo due minuti ha avuto una palla clamorosa. Quindi partenza scioccante per il San Marino, ottima per il Teramo. Poi però quando poi te le vai a cercare hanno preso un gol i giocatori di Vivarini da Casolla, bel tiro di Casolla, ma sicuramente lì la situazione si poteva gestire meglio, e lì poi il San Marino ha creduto nella rimonta, ci sono state occasioni da una parte e dall'altra. Teramo ha rischiato più in 11 contro 11 che in un sì, poi in inferiorità sicuramente numerica. Sì, e questo è un aspetto positivo comunque, paradossalmente, perché quando la squadra poteva perdere la testa in realtà poi è stato il momento migliore del Teramo nella gestione del risultato, mentre invece nella seconda parte del primo tempo il Teramo ha rischiato, c'era un rigore a mio avviso nettissimo per il San Marino per il fallo di mano di Diachité, lì probabilmente Casolla impallava l'arbitro che non ha visto quel contatto con la mano e ha lasciato proseguire. Teramo che però non più tardi di due settimane fa era stato penalizzato a Pistoia per quelle espulsioni assolutamente ingiuste di Scipioni, e lì c'è stato un momento in cui il San Marino ha avuto delle opportunità con la Mantia e poi soprattutto alla fine quel salvataggio di Diachité, che non so come ha fatto a togliere quel pallone. Quello è stato Teramo, come un gol. Teramo però ha avuto l'occasione con Di Paolo Antonio a porta praticamente vuota. Partita davvero ricca di episodi che, ripeto, poteva finire in tutti i modi, però il Teramo l'ha meritata soprattutto perché negli ultimi 20 minuti, 11 contro 10, ha saputo gestire molto bene la partita. Chiaramente, come ho detto nel servizio, su questa difesa 3 bisognerà lavorare, perché ci sono state diverse smagliature, è andata bene come risultato, ma per continuare a giocare così bisognerà lavorare attentamente per mettere a posto questi nuovi meccanismi. Giuseppe, è servita la strigliata, sono servite le strigliate del presidente Campitelli nelle ultime settimane al Teramo? Insomma, il presidente non l'aveva... Beh, però nell'ultima settimana un po' meno. Non si sia fatto sentire... O forse c'è stata la strigliata... Diciamo, forse hanno parlato più di Giuseppe Vivarini in quest'ultima però, insomma, settimana. Il presidente nelle ultime settimane si era un po' lamentato del rendimento della squadra. Oggi insomma è arrivata una risposta importante in una gara che vedeva i biancorossi al cospetto di una squadra che aveva grandissimo bisogno di punti. Ma innanzitutto oggi è stata una partita, come diceva Andrea, molto divertente. Credo che i migliori in campo siano stati i due portieri che hanno tirato fuori delle ottime prestazioni, anche se per Vivan un po' con l'omino che doveva stare a coprire il palo si deve dividere un po' la colpa del gol, però credo che
In questa partita, in questa stagione, il Teramo non stia offrendo lo stesso equilibrio dei risultati, la costanza del rendimento delle altre, non tanto perché magari nelle altre stagioni diciamo, aveva qualche punto di più, una marcia un po' più veloce, ma proprio perché magari ecco, alterna prestazioni esploa prettamente esterne come quello di oggi, ma se non ricordo male anche Sant'Arcangelo, credo con la spalla pure abbia vinto fuori casa. No, ha fatto 0-0, ma comunque un'ottima, un'ottima prestazione, per cui a queste prestazioni poi magari in casa ha vinto a Forlì. A Forlì, ecco sì, quella lì era. Probabilmente ecco, non arriva anche lo stesso rendimento in casa. Però è chiaro che rispetto alle altre stagioni questa è una categoria superiore, è chiaro che ci sono anche delle squadre che ti vengono a trovare al comunale di Teramo, no? Con una forza, anche delle strategie tattiche, no? con una forza proprio di squadra che è diversa da quella delle altre stagioni. Quindi bisogna anche che si capisca che bisogna avere un po' di pazienza. L'unica cosa ecco, che probabilmente rispetto alle altre stagioni sicuramente magari a Vivarini non quadrerà tanto è che la difesa sembra un po' più ballerina tra virgolette delle altre stagioni. Il Teramo si era sempre aveva sempre basato al di là della verve offensiva su una grande solidità difensiva e quest'anno, ma anche qui credo che sia anche forse tra virgolette colpa di un centrocampo che non riesce a fare tanto filtro. Ci sono ottimi giocatori ma non ci sono giocatori molto strutturati fisicamente. Vero. E questa è una non ci sono incontristi veri. Questa ecco è una stagione, come si diceva anche per l'Aquila, dove in attesa anche dei campi pesanti l'aspetto fisico è fondamentale, perché sono partite molto intense e quindi qualche centimetro in più, qualche chilo in più credo che non mancheranno di metterlo in mezzo al campo. Nel frattempo credo che la difesa debba stare un po' più attenta. Hanno preso questo gol, bravo Casolla, eccetera, ma l'ho visto in sequenza un po' più allargata. C'è stato questo traversone, il colpo di tacco, il rinvio, il colpo di testa. Cioè quel pallone se lo sono tenuti lì al limite dell'area con una superficialità che probabilmente l'anno scorso, due anni fa, con una concentrazione diversa oppure con una tranquillità che è diversa, secondo me non l'avrebbero mai fatto. E noi prima di passare alla Serie D vediamo sempre con la collaborazione del nostro regista Maurizio Da Guì il prossimo turno nel campionato di Lega Pro, ovviamente il girone B. Ecco qui la 13ª giornata, si giocherà tra venerdì, sabato e domenica prossimo, ovviamente giornata spalmata in 3 giorni. Vedete il prossimo turno: Ascoli Forlì, Carrarese Pro Piacenza, Gubbio Tutto Cuoio, Lucchese Pistoiese, Pontedera Grosseto, ben due i derby, anzi tre i derby toscani, Prato Pisa, più unico che raro questo nel girone B, Sant'Arcangelo L'Aquila, dunque trasferta in terra romagnola per L'Aquila, poi Savona San Marino, Spal Ancona e una delle gare più attese, Teramo Reggiana che nelle ultime settimane è un po' tirato il freno. Chiudiamo il discorso sulla Lega Pro, apriamo quello sulla Serie D. Oggi una giornata con tanti risultati importanti nel girone F, li rivediamo brevemente. Vedete la vittoria del Giulianova con la Jesina 3-2, questo pari con polemiche, Chieti Vispesaro 2-2, il pareggio sempre con lo stesso risultato del San Nicolò a Castelfidardo, poi la vittoria della Miternina d'Agnone per 2-0 e per quanto riguarda l'ultima formazione abruzzese, il Celano che ha battuto il Termoli per 3-1. Io direi di iniziare a vedere il primo servizio, questo 3-2 pirotecnico al Rubens Fadini, il Giulianova di Francesco Giorgini che sembra aver preso una strada sicuramente buona dopo la vittoria di Fermo. I giallorossi oggi sono riusciti a ripetersi con un'altra marchigiana e c'è stato un bel passo avanti in classifica. Giulianova batte Jesina 3-2, vediamo il servizio. Gol, emozioni e spettacolo al Rubens Fadini, dove al termine di 90 minuti entusiasmanti la spunta il Giulianova che bissa il successo di Fermo, confermando che la cura Giorgini funziona davvero. Le due squadre hanno onorato il calcio con una gara che non si vedeva da tempo in riva all'Adriatico,
Avvio di match spumeggiante con un 1-2 nel giro di 120 secondi. Al tredicesimo il Giulianova a trovare il vantaggio grazie a Gaetani che, pescato liberissimo in area marchigiana, supera Tavoni con un tiro angolato e preciso. Neanche il tempo di esultare che la Jesina sul capovolgimento di fronte trova il pareggio. Punizione dai 20 metri con Frulla che tocca corto per Trudo che mette all'incrocio dei pali dove Falso non riesce ad arrivare. Tutto da rifare per la squadra di Francesco Giorgini che ricomincia a tessere pian piano la tela. Al ventesimo, su un'uscita avventurosa di Tavoni, l'ex anconitano Nassi mette a lato da buona posizione. I giallorossi ci provano con maggiore convinzione. Al ventottesimo è Censori che cerca di sorprendere Tavoni con un tiro insidioso che finisce però sopra la traversa. Al trentunesimo c'è un tiro di Cardinali deviato in angolo da Falso prima di un episodio che risulterà comunque decisivo. Il cronometro segna il 33esimo quando Mariani, dopo un contatto con Calcina, termina a terra in area marchigiana per il fischietto veneto e rigore che lo stesso Mariani trasforma per il 2-1. Dopo un minuto Traini cade in area abruzzese dopo un tocco di Ciminà, ma Campagnolo di Bassano del Grappa lascia proseguire fra le proteste ospiti. Al 39esimo si rivede la formazione marchigiana con una punizione a giro di Francia che fa correre i brividi a Falso che viene superato per la seconda volta al 47esimo da Traini che insacca per il 2-2 sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Francia. Il primo tempo si chiude con lo striscione che la curva ovest riserva a Stefano Cucchi. La ripresa vede il Giulianova in campo con Ursini al posto di Ciminà. Al secondo Maurizio Nassi rimette con le mani per Gaetani che non ci pensa due volte e conclude al volo facendo correre ancora un brivido alla difesa biancorossa. All'ottavo dall'altra parte Trudo a mancare una buona opportunità. La gara si mantiene viva e in bilico con le due formazioni sempre molto propositive. Al tredicesimo si rivede così il neo entrato Precchiazzi del Giulianova con una conclusione di poco fuori misura. Al quindicesimo Calcina sugli sviluppi di una punizione giuliese sfiora di petto l'autorete prima della traversa piena colpita al diciottesimo da Frulla e del 3-2 giuliese firmato da Mariani dopo un'azione insistita dello stesso giocatore. Poi il cross di Gaetani che trova lì libero dinanzi alla porta il giocatore in maglia giallorossa. Il nuovo vantaggio carica la formazione di Giorgini che però viene espulso al 23esimo per proteste. I giallorossi tengono bene e rischiano poco fino al 40esimo quando Pierantrei trova il 3-3 annullato però per fuorigioco prima della buona opportunità non sfruttata ancora dal giocatore marchigiano. Al 47esimo poi l'espulsione di Calcina per fallo da ultimo uomo su Maurizio Nassi e il triplice fischio finale della signora Francesca Campagnolo che apre la festa sugli spalti dei tifosi giallorossi. Per la Jesina si interrompe a 6 la serie positiva, ma la squadra di Ricci esce a testa alta da Rubens Fadini. Una bella gara come a Giulianova non si vedeva da tanto, però insomma la Jesina dopo 6 giornate torna a mani vuote a casa. Sì, penso che la mia squadra meritasse di più, abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati bravi sia al primo tempo che nel secondo tempo, abbiamo giocato quasi tutto il secondo tempo con due centrali difensivi, 1,95 e 1,96. Purtroppo all'inizio del campionato abbiamo avuto un calendario difficile, ora ci troviamo a fare conti con squalifiche e infortuni molto pesanti, anche sia questa partita qui che la prossima. Faremo del nostro meglio fino alla fine, dispiace per oggi perché sinceramente non meritavamo la sconfitta. Funziona la cura Giorgini dopo il 3-1 di fermo, il 3-2 oggi con la Jesina. Giorgini, insomma, questo Giulianova inizia ora a ingranare, a macinare. Ma piano piano stiamo migliorando, è normale, c'è ancora da lavorare. È stata una vittoria importante contro una squadra ostica. L'unica cosa che mi ha fatto piacere è che siamo in parecchie volte abbiamo reagito, abbiamo rimontato il risultato anche se qualche volta abbiamo commesso degli errori, specialmente sul secondo gol. Una vittoria possiamo dire della caparbietà, siete andati due volte in vantaggio, siete stati raggiunti, avete avuto la forza di trovare il terzo gol. Sì, ma io penso che una squadra deve mollare mai fino al 95esimo, il calcio si ribalta in certe situazioni, quindi penso che questa sia una cosa importante. Domenica prossima c'è questa partita a Campobasso contro una squadra, una grande di questo girone che però oggi ha perso pesantemente a Macerata. Ma Maceratese è un'ottima squadra, so che il Campobasso è la stessa cosa, però noi andremo giù a giocarcela, non è che andiamo lì a fare le barricate. La forza nostra deve essere questa, se poi una squadra è più forte metteremo le mani. Cosa è successo al 23esimo del secondo tempo quando Giorgini è stato allontanato dalla panchina, tra l'altro dopo il gol del Giulianova? Stavo a fumare quindi.
E dunque Francesco Giorgini, sempre simpatico, disponibile, davvero una grande figura, Giuseppe Tambone, insomma la cura Giorgini funziona, pareggio di scoppito con la Miternina su un campo non facile, la vittoria a Fermo, la vittoria oggi, insomma il Giulianova con Giorgini può, se non ambire ad un piazzamento importante, sicuramente fare un campionato non di media classifica. Ma questo sarà il campo a dirlo, sicuramente Giorgini è un allenatore che ha una storia dietro di sé e soprattutto è un allenatore che ha un credo calcistico ben preciso, quindi credo che i giocatori debbano per forza seguirlo. Abbiamo sentito che dice: noi ce la andiamo a giocare a viso aperto, poi se gli altri sono più bravi gli battiamo le mani. Però ecco, non è un allenatore che fa i conti con il punticino, la barricata fuori casa per portare via un pareggio. Il giocatore sa far giocare le squadre, ne ha dato ampia dimostrazione. Bisognerà vedere se questa e fino a che questa squadra può diventare una squadra sua, adatta al suo credo, perché è una squadra credo che sia passata già di mano a due o tre allenatori, anche il discorso societario, con questa nuova compagine societaria chiaramente dovrà prevedere un periodo di assestamento. Il campionato mi sembra abbastanza livellato, anche se secondo me ci sono 5-6 squadre che hanno dei valori superiori alla media. Quindi bisognerà vedere, ecco, se il Giulianova riuscirà ad avere la forza ad agganciarsi nel gruppetto, che secondo me nel giro di 4-5 partite potrebbe cominciare a staccarsi, oppure se comincerà a farsi il suo bel campionato per programmare una stagione da protagonista assoluto. Al momento diciamo parte in seconda fila, poi bisognerà vedere se riuscirà a trovare costanza. Cosa succederà anche a gennaio con il mercato? Io direi di passare subito a Chietivi Spesaro, perché oggi al Guido Angelini è stato un pomeriggio abbastanza movimentato. C'era il nostro Andrea Costantini. Andiamo a vederci il servizio e poi leggeremo diversi messaggi che riguardano proprio il campionato di Serie D. Al Guido Angelini 2-2 fra Chietivi Spesaro. Il Chieti non va oltre il 2-2 contro la Cenerentola Vispesaro, ultima e unica squadra ancora senza vittorie. E finisce così, con la curva Volpi che se la prende senza mezze misure coi giocatori. Risultato deludente, la prestazione ancora di più. Al netto delle decisioni arbitrali, alla fine la Vispesaro a recriminare maggiormente. Squadre infarcite di assenze, nel Chieti out gli infortunati Di Pietro, Vano e Arcamone e lo squalificato Del Grosso. Ronci per scelta tecnica spedisce in tribuna Schina, in porta va Placidi, Perfetti in media, Corvino al centro dell'attacco. Nella Vispesaro fuori causa gli avanti Zanigni e De Iulis, 4-2-3-1 con Bugaro e Torelli spine sulle due fasce, l'ex ceranese Granaiola guida il centrocampo. Servono 5 minuti per capire le difficoltà di giornata del Chieti, che subisce 3 occasioni in sequenza a cavallo del quinto minuto. Subito straordinari per Placidi, che alza il tiro al volo di Rossi. Sugli sviluppi del successivo corner destro velenoso di Torelli, Placidi ci arriva e sventa con l'aiuto della traversa. Subito dopo ancora l'estremo Teatino blocca a terra un altro tentativo di Torelli. Ti aspetti il Chieti che però non si vede, o quasi. Velleitario il sinistro di Orlando al 16esimo. Con tutti i suoi limiti la partita la fa la Vispesaro. 26esimo Rossi ancora pericoloso, spara dal limite ma Placidi dice ancora di no. Timida risposta nero verde con Prinari. Alla fine gira che ti rigira è sempre lui, Vittorio Esposito, con le sue magie a ridestare il Chieti. Al 35esimo porta a spasso la difesa pesarese e crea i presupposti del vantaggio. Il suo tiro cross leggermente smorzato e un invito a nozze per Vincenzo Corvino, che timbra il suo secondo gol in campionato. La gioia dei padroni di casa dura però appena 4 minuti. Bugaro prende in velocità Sbardella, che da dietro lo atterra. Copat di Pordenone indica il dischetto. Dagli 11 metri lo stesso Bugaro spiazza Placidi ed è 1-1. Prima dell'intervallo c'è ancora tempo per apprezzare un'altra invenzione di Esposito, volé di Corvino addosso a Teodorani. Ripresa e per il Chieti si mette subito male. Il filtrante di Rossi per un compagno in fuorigioco è intercettato con un braccio da Cucinotta. Ancora rigore per Copat. Bugaro trasforma di nuovo senza problemi al quinto sorpasso Vis.
Ronci rischia il tutto per tutto al decimo, inserendo Lorenzoni al posto di Perfetti, 4-2-4, ma il protagonista è sempre il fischietto friulano che al 17esimo concede un generoso rigore al Chieti per un presunto contatto di Brighi su Giron. Esposito mette la palla nell'angolo per la nuova parità 2-2. Si riparte da zero e si rispegne il Chieti, brivido per Langerini sullo shot di Bugaro. 25esimo, Rossi va a recuperare un pallone e centra, Placidi si esalta su Vita. Da qui in poi non ci sono più opportunità, il Chieti attacca in maniera confusa, la Vis non ha più la forza di ripartire, ma le brutte notizie non finiscono qui per i neroverdi. Per il big match con la Maceratese, oltre agli infortunati, saranno fuori anche Esposito, ammonito ed era in diffida, e Prinari, espulso a gara conclusa per una pallonata ad un avversario. Nel dopogara il presidente Bellia parla di momento sfortunato e difende l'operato del tecnico Donato Ronci. Io sono il primo responsabile, sono il primo che mi metto davanti, perché sono giocatori che mi stanno dando tutto quello che hanno. Io, come ho detto prima ai tuoi colleghi, lascio il mandato in mano alla società, perché? Perché è la società che deve decidere quello che fare con il sottoscritto. Io la coscienza ce l'ho apposta, ce l'ho pulita, sto dando la vita per questa causa e lo farò fino alla morte. I ragazzi non si toccano, dal primo all'ultimo. Per quanto riguarda Ronci, Ronci per la società è intoccabile, perché comunque sta facendo giocare la squadra, sta comunque lottando pure lui contro le mille disgrazie, gli infortuni, le squalifiche, tutte queste cose qua che purtroppo ci stanno perseguitando. Sicuramente non è colpa di Ronci, la squadra ha sempre giocato, sicuramente quando avrà a disposizione tutti gli uomini in buona salute vedremo che cos'è Ronci, che cos'è la squadra e che cosa si può pensare. E questa Vispesaro gioca bene, non è la prima volta, stiamo dando continuità alle prestazioni. Dispiace perché eravamo in vantaggio, non abbiamo gestito bene, però ci prendiamo un punto qui a Chieti, che dove sarà difficile per gli altri giocare, perché comunque è una buona squadra e oggi siamo stati noi bravi a mettere in difficoltà, abbiamo avuto parecchie occasioni, ma purtroppo non le abbiamo concretizzate. Questo è il tecnico della Vispesaro. Allora, se Maurizio da qui è pronto in regia, ci sono tanti messaggi, soprattutto sulla Serie D, vediamo di leggerne alcuni. Presidente Bellia, adesso basta, sono anni che dobbiamo sopportare campionati mediocri, oggi abbiamo toccato il fondo, siamo a meno 11 dalla Maceratese. Questo ovviamente è un tifoso del Chieti, andiamo avanti velocemente perché cerchiamo di leggerli tutti. Società Chieti Calcio, adesso è ora di consegnare la squadra al sindaco, ne abbiamo sopportate di tutti i colori, quando invece dovremmo essere al posto del Lanciano e fare la Serie B, meglio non perdere altro tempo, basta con queste continue umiliazioni. Dunque tifosi molto arrabbiati con la società. Presidente Bellia, sai che squadrette come Gian Erminio, Renate e Melfi sono tranquillamente in Lega Pro e noi con la nostra storia ancora a fare la Serie D, che vergogna, fatti da parte, tanto peggio di così non può andare. Dal signor Diodati dico che venga a Chieti a investire, fare calcio e costruisca una società forte e seria. Ma si riferisce a Deodati? A Deodati che dovrebbe entrare nell'Aquila, sì. Vediamo un attimo ancora qualche messaggio. Presidente Bellia, ma ti rendi conto che devi stare a vedere il Lanciano che fa la Serie B e il Chieti che pareggia in Serie D con l'ultimo in classifica? Ma quando saremo finalmente protagonisti? Cosa dobbiamo fare? Devono passare altri 20 o 30 campionati mediocri? Facci un favore, dimettiti. Ancora avanti velocemente per leggere qualche altro messaggio. Il campionato è lungo, mancano 30 partite, forza Pescara e basta. Questo è un tifoso del Pescara, ma di Serie B abbiamo parlato ampiamente. Sono 3 partite che non subiamo gol, forza Lanciano. Costantini, quando torni a Lanciano? Quando tornerà Andrea Costantini Lanciano? C'è Alessio Giancristofalo, l'ottimo Alessio Giancristofalo. Io alzo le mani, però state attenti a martedì sera Virtus Style, non vi dico più nulla. Ottimi primi 20 minuti, poi abbiamo sofferto troppo, comunque godiamoci questi 3 punti, ne avevamo bisogno come il pane, forza diavolo. Domenico, tifoso del Teramo, soddisfatto per questo successo a San Marino. Vediamo, girano delle voci del ritorno di Pavoletti, che sapete voi? Ovviamente si parla del Lanciano. Tu hai parlato prima di centravanti, Pavoletti sarebbe la ciliegina, il completamento. E poi lì magari veramente i playoff cominciano a essere... E anche quest'anno farà lo stesso il Lanciano, è partito a razzo,
è finito. Vabbè, questo è un messaggio probabilmente non di un tifoso del Lanciano. Oggi, a mio avviso, visto che vedo tutte le partite, si sono affrontate le due squadre tecnicamente più scarse, il San Marino proprio zero, poi sempre episodi a favore, un regalino sul rigore e un rigore a sfavore grande come una casa. Boh, dite che il Teramo è la squadra che gioca meglio, vedete le partite, va bene, contenti voi, non sappiamo a chi si riferisca perché noi non abbiamo detto questo. Delusione Chieti ha avuto poco mordente, non so cosa stia succedendo, neanche ultimi in classifica, e domenica sarà durissima, e domenica prossima sarà durissima con la Maceratese, ci proveremo solo con un grande Chieti, forza, potremo vincere. Tutti dicevano che oggi era facile, ma non è stato così. Comunque, da sportivo non ci sta il rigore al Chieti, ma neanche a loro, comunque pari giusto, bravo Esposito. Fabio da Chieti, direi molto moderato in questo giudizio il tifoso neroverde. Tantissimi messaggi da Chieti, non facciamo in tempo a leggerli tutti. Andrea, che è successo oggi a Chieti? Allora, intanto su Ronci si è espresso Bellia, quindi chiaro che saranno valutate. Bellia contestato dai tifosi, sì, in questi messaggi. Però io sinceramente non ho moltissimo da dire, se non che se c'è qualcuno che va da Bellia e vuole prendersi la società, magari lo farà, e il Chieti avrà una nuova proprietà, altrimenti si andrà avanti con Bellia. Alla fine, alla peggio accadrà che Bellia smetterà di fare calcio, nessuno prenderà il Chieti dovrà ripartire anche dai dilettanti di promozione, come è successo qualche anno fa. Cioè, si contesta Bellia, magari avranno anche ragioni i tifosi del Chieti, però voglio dire, ora c'è questo presidente, e se non c'è questo presidente probabilmente non c'è nessuno, quindi questo al momento è un dato di fatto. Su Ronci ha detto Bellia che la situazione sarà comunque rivalutata più in là, quando magari la rossa sarà un po' più nella piena disponibilità di Ronci, che ora deve fronteggiare tante assenze tra infortuni e squalifiche, e con la Maceratese anche lì ci saranno gli uomini contati. Occhio, perché se il Chieti esce dal giro delle grandi del campionato e farà un campionato quindi di transizione, e siccome Esposito è un giocatore appetito, al di là della Civitanovese che è uscito in avanscoperta per quanto riguarda Esposito, potrebbe far gol anche a qualche club professionistico. Quindi, se non ci saranno le condizioni per avere un giocatore di questo livello in una squadra che non avrà più nulla da dire per l'alta classifica, può anche darsi che Esposito possa andare via, e sarebbe una perdita grave, perché finora, anche nei momenti peggiori, come ad esempio la partita di oggi, Esposito è stata una delle pochissime luci, è una luce anche bella abbagliante in certi frangenti, perché è un talento debordante. Chiedo una pillola sul Chieti a Giuseppe Tambone, perché siamo in chiusura, anzi abbiamo già sforato, come però anche dobbiamo vedere la vittoria, però, la grande vittoria della Miternina ad Agnone. Ad Agnone lo vedremo, vedremo questa partita di servizio prima della sigla. Giuseppe, a Chieti insomma c'è un po' di maretta, hai visto i messaggi dei tifosi, insomma probabilmente ci si aspetterebbe qualcosa in più dai neroverdi. Però ci sono tante assenze, ne parlava sì, anche Andrea. Sì, questo è vero, l'organico che è stato messo su e messo a disposizione del tecnico è di primissimo ordine, ci sono giocatori che hanno militato per tanti anni in categorie superiori, purtroppo la Serie D è caratterizzata dai giovani, dai ragazzi, ed è chiaro che il Chieti magari sotto questo aspetto sta soffrendo un tantino. Dall'altra parte, oggi c'era una squadra molto giovane, molto inesperta, che è ripartita con la solita politica che si fa di solito in queste categorie. È chiaro che ti aspetti, no? La goleada, la vittoria facile, quando non arriva c'è da resettare tutto, però io credo che con calma bisognerà aspettare che passi questo momento difficile per la squadra. Il presidente ha fatto tanti sacrifici, è chiaro che rischia di finire sempre sul banco degli imputati quando le cose non vanno bene, però credo che il Chieti debba intendersi bene sul tipo di programma e di programmazione. Questo è un campionato difficile, con una ricostruzione dopo la retrocessione, per cui credo che chi pensava di fare una passeggiata solo perché erano arrivati dei nomi, credo che è giustamente rimasto deluso, ma il campionato di interregionale o anche quello di Serie C non è più fatto da nomi, ma da giocatori di sostanza, anche sconosciuti, che magari
ti danno qualcosa, quindi è chiaro che il Chieti dovrà fare affidamento il prima possibile a tutta la sua rosa per potersi pesare, per poter essere pesato e capire che collocazione ha. In questo momento la classifica lo vede molto attardato per quelle che erano le sbandierate ambizioni. E domenica ci sarà Chieti Maceratese e per il Giulianova la trasferta di Campobasso. Ecco il prossimo turno: Amiternina Teramo, Campobasso Giulianova, Chieti Maceratese, Civitanovese Recanatese, Fermana Fano, Jesina Celano, Matelica Castelfidardo, San Nicolò Olimpia Agnonese, Vispesaro San Benedettese. Siamo in chiusura. Due pillole per quanto riguarda gli altri sport. Serie A2 di basket: sconfitta del Roseto 64-62 a Scafati, vince il Chieti 83-70 con Ravenna. Nel campionato di rugby l'Aquila perde per 3-38 col Viadana, pareggio 3-3 per quanto riguarda il calcio a 5 del Pescara nel posticipo a Roma con la Lazio. Io ringrazio Giuseppe Tambone. Grazie, come sempre con te possiamo parlare di calcio a 360 gradi, perché segui settimanalmente partite di vari campionati. Ovviamente ti aspettiamo tra qualche settimana per commentare un'altra giornata calcistica. Grazie. Giuseppe, ringrazio Andrea Costantini che Non mi alzo finché non vedo la partita della Amiternina. La vedremo tra qualche istante. Andrea Costantini, che ritroveremo mercoledì con Pro e Contro per parlare di Lega Pro, domani con la rassegna stampa del lunedì, rassegna stampa sportiva su TV6. Io ringrazio Maurizio Dagui in regia, voi per averci seguito, vi lascio alla sigla, ma prima il servizio su Agnonese Amiternina 0-2 il finale. Buona serata. Torbidone di Alessandris. Finisce 0-2 tra l'Agnone e la Amiternina al Civitelle. Due squadre scese in campo con la paura di giocare, che non regalano grandi emozioni in questa decima giornata di andata. Per avere un sussulto dovremo aspettare ben 26 minuti, quando su calcio di punizione Torbidone ci prova di testa, ma Biasella fa in tempo a salvare sulla linea di porta. Al 34esimo prova a rispondere l'Agnone con Pagliuca e il suo tiro dal limite dell'area. La mezza papera di Di Fabio fa sperare, ma alla fine il numero uno ospite intercetta la palla in extremis. Al 44esimo l'episodio che cambierà il corso della partita. C'è Mischa in area e un tocco di mano di Natalini. Il direttore di gara Politi della sezione di Lecce assegna senza esitazione il rigore. Tra le proteste dei giocatori granata, Natalini su tutti, che si becca il cartellino rosso. Dal dischetto intanto Torbidone non sbaglia. Sul vantaggio ospite si va negli spogliatoi. Con le immagini montate da Danilo Scarinci siamo alla ripresa. L'Agnone tenta di agguantare il pareggio con Ricamato da buona posizione, che però non inquadra lo specchio della porta. Poi più nulla fino alla mezz'ora, quando Torbidone tenta il raddoppio. Biasella para e sulla ribattuta Santilli becca la traversa. Al 34esimo erroraccio della difesa granata, Torbidone avanza tutto solo ma trova Biasella ad anticiparlo. Qualche secondo dopo è Lavornia che riesce a superare Di Fabio, ma la sua posizione è irregolare e il suo gol viene annullato. Al 37esimo anche la Amiternina rimane in 10 per il rosso diretto a Lenard, che commette fallo su Petrone. La partita si chiude al 46esimo con il raddoppio della Amiternina. È una difesa granata che lascia ad Alessandris tutto solo e lui, con un tiro da buona posizione, insacca il gol del 2-0. La partita si chiude tra il nervosismo generale e qualche battuta di troppo da parte di mister Angelone, che contribuisce a scaldare gli animi nello spogliatoio. Nulla di grave, tutto rientra nella normalità in pochissimi minuti. Certo è che questo per i granata è davvero un momentaccio, ma anche la voglia di riscatto non manca. Domenica prossima, se tutto va bene, in campo dovrebbero esserci anche Ibe e Cantoro e chissà che una buona spinta non arrivi anche da loro. Uh-huh.